Buongiorno, benvenuti nel primo vlog MAS. Iniziamo questo primo giorno di vlog MAS e questa volta saranno un po' diversi e forse un po' di più dell'anno scorso i vlog MAS che facevo. Comunque, dato che è un mese particolare che siamo in quarantena, eccetera. Per il primo video vorrei fare l'albero insieme. Per cui iniziamo a fare l'albero grande e quello piccolo lo facciamo nel prossimo vlog. Io avrei intenzione di fare durare 10 minuti, massimo 15, i vlogmas, perché vorrei farli. Vorrei fare il continuo di tutti i vlog. Per cui iniziamo prima a fare l'albero grande e poi la prossima volta facciamo l'albero piccolino. Vi faccio vedere le decorazioni e tutto. Faccio vedere praticamente quello che ho. Non so se quest'anno andrò a comprare qualcosa di Natale perché l'anno scorso avevo già comprato qualcosa di nuovo, per cui è inutile comprare ogni anno le cose che poi alla fine sono le stesse. Prima vi faccio vedere il mio outfit. Allora, questo è il trucco. Non so se si vede. Ho usato la palette di Chiara Ferragni, l'illuminante e basta. Capelli, vabbè, normali perché siamo a casa e poi ho questo maglioncino con le pantofole. Praticamente vestita di Natale, in poche parole. Comunque, iniziamo, vi faccio vedere gli scatoloni che sono un po' e poi facciamo l'albero insieme. Credo che ci metterò un bel po' a farlo, per cui ovviamente dato che è grande, adesso non so quanti metri sono, beh, dopo ve lo faccio vedere quanti metri è e niente, vi faccio vedere decorazioni, eccetera, perché credo che solo per l'albero andranno via più di 10 minuti, in poche parole, per cui vabbè, comunque vi faccio vedere e prepariamo l'albero insieme. Allora, questi sono gli scatoloni. Allora, questo qui è l'albero, che praticamente è di 1,83 cm. E questo, vabbè, sono gli addobbi, poi c'è un altro pacco, poi ce ne sono altri due piccolini, e poi ce n'è un altro, però questo qui è quello che va in pratica lì, dove c'è il tavolino, perché dato che qua è la mia camera, voglio fare l'albero piccolo come ho fatto sempre ogni anno. Faccio l'albero piccolo qua e invece l'albero grande ovviamente va giù in sala. Per cui allora, ci sono anche le luci, che ovviamente le luci le mettiamo fuori sia in balcone che in sala. E questo scatolone qua la maggior parte va qui in camera. E faremo l'albero piccolino. Invece tutte queste scatoline qua grandi, sono tre più l'albero, vanno giù in sala. Per cui adesso porterò giù gli scatoloni, pulisco ovviamente la sala, eccetera, e poi iniziamo a montare l'albero insieme. Per cui niente, pronti. Thank you.
Eccolo qua. Finito. Abbiamo messo tutto. Anche di qua. L'abbiamo riempito. Ovviamente le palline e tutte le altre cose che avevamo le abbiamo usate perché tanto è inutile. Questo lo metto qui, che sta bene vicino alla finestra. Adesso mi mancano i regali finti che per decorazione io li metto qua. Ok, per decorazione ho messo i pacchi finti con gli scatoloni che ovviamente ho fatto l'anno scorso. Ho messo questi due e quello lì più gli altri due. Così almeno risulta con i regali. E questo è il risultatino. Che non è male. C'è tutto, c'è quello della Kinder, le calzine, i fiocchi che a me piacciono, poi questi, qualcosa della Disney e basta, le calze, fiocchetti. Ha questa pallina qua che è molto carina, solo che non si accende più perché si è fulminata la pila. Poche parole. E niente. E questi qua. Questo è l'albero finito. Mettiamo questi qui qua. Ah no, questo lo devo mettere di là. Poi c'è questo. Qui. Ovviamente qua ci vuole la tovaglietta, solo che non ce l'ho, devo vedere dove l'ha messa. E poi vabbè, dopo sistemo meglio. Comunque, questi qua sono le cose di Natale. E invece qua sotto ho messo praticamente quasi, tra virgolette, un presepe, ma non è proprio presepe perché alla fine sono solo Babbo Natale, un piccolino, diciamo, presepe. E basta tanto per decorarla, dato che noi non abbiamo mai fatto il presepe, allora io lo faccio praticamente così. Però è carino lo stesso, sono molto carini, molto belli. Ok, adesso andiamo a mettere. Adesso andiamo a mettere fuori e appendiamo questo e questo fuori. Mettiamo fuori questo dalla porta e questo qua lo mettiamo appeso di là vicino alla cucina. Prendiamo qua. Qui. Anche se non c'entra niente. Adesso mettiamo le luci fuori dal balcone e poi mettiamo anche
quello, il proiettore che va qua in sala. Però prima dobbiamo collegare tutte le prese, poi programmare quando si spengono le luci e quando si accendono, perché abbiamo anche quello che programma. E niente, adesso lo mettiamo fuori in balcone lì e poi vabbè, vi faccio vedere. Non so se riesco a riprendere fuori perché è un po' complicato metterli, per cui ve li faccio vedere poi quando è buio che li ho messi, perché poi ovviamente non posso neanche farvi vedere fuori dove abito, per cui vi faccio vedere quando li ho messi attaccati. Di mettere fuori il tappeto, che ce ne ho uno così con scritto Merry Christmas e l'altro così, per cui mettiamo di questo. Ok. Ta-da!